Che tipo di emergenza, signore? Che sintomi si ha la nonna? Temperatura? Oltre 38,5? Non abbiamo numeri. Problemi respiratori? Ok, dove si trova la nonna, signora? In che comune e in che via? Sì, il numero unico dell'emergenza serve per smistare le chiamate di emergenza ai varianti di competenza, quali 112, 113, 115 e 118. Questo continuiamo a farlo sin dall'inizio, solo che in questo periodo purtroppo di ulteriore emergenza riguardo il Covid-19 ci troviamo sommersi di chiamate, perché l'utenza purtroppo, essendo molto confusa, cerca varie informazioni, oltretutto di vario genere. E quindi le chiamate purtroppo in quest'ultimo periodo sono aumentate dalle 5.000 chiamate al giorno, siamo arrivati oltre le 7.000, ci siamo adoperati perché comunque il nostro direttore ha fatto la richiesta per avere più operatori in sala, quindi molti operatori fanno turni in più proprio per coprire i vari turni, perché siamo stremati dalle chiamate, soprattutto di informazioni. Il protocollo da attuare: ci sono diverse domande da porre all'utente, quindi sì, dalla febbre, quant'è la febbre e la temperatura, se va oltre i 38,5, se ha problemi respiratori e varie altre informazioni che l'utenza dà. In questo caso valutiamo se dare i numeri regionali dell'ASP, il numero verde o quant'altro, oppure passare la chiamata direttamente all'emergenza sanitaria. Sicuramente chiediamo se ha contattato il medico di famiglia, dato che in questo periodo non è indicato andare in pronto soccorso. E quindi cerchiamo di far valutare il tutto prima al medico di famiglia. Se c'è un'emergenza immediata come 118, a prescindere dal Covid o meno, allora passiamo la chiamata, altrimenti tutto va nelle mani del medico di famiglia, che attua la procedura per la varia sintomatologia, per attivare un eventuale tampone con l'ASP di riferimento. La raccomandazione è sempre quella: restate a casa, ma non solo. Sì, la raccomandazione è di restare a casa, uscire solo nei casi di prima necessità, di emergenza, cioè significa o per salute o per lavoro, o eventualmente, come dicevo prima, beni di prima necessità, che sono la spesa e la farmacia, cioè supermercato, farmacia, insomma un qualcosa che è inerente anche allo stato di salute dell'utente. Però quello che consigliamo di fare è di rimanere a casa il più possibile, fino a quando, purtroppo, speriamo presto, questa situazione di emergenza vada un attimino a scemare. E ancora una volta ribadiamolo: non intasate il 112 con domande inutili. Con domande inutili soprattutto, perché non è una linea di informazioni, ma bensì una linea di emergenza. Questo ci teniamo a specificarlo, perché il numero 112 serve per le chiamate di emergenze, non informazioni.